Buongiorno ragazzi, qui è Intersupporters, un saluto da Fulvio Santucci. È un po' che non ci vediamo, è un po' che non ci sentiamo, del resto il mercato nelle ultime due settimane langue, quindi contenuti pochi e insomma, piuttosto che parlare di aria fritta, tanto valeva aspettare di avere un contenuto abbastanza pregno come quello di cui vorrei parlare oggi. E oggi parliamo dell'affare Sensi, affare Sensi Inter, nuovo acquisto o primo acquisto stagionale in attesa dell'ufficializzazione di Godin, che sappiamo essere stato bloccato da tempo, e dobbiamo un attimino capire da dove deriva questo affare, perché in realtà sto sentendo che sto sentendo che l'affare dal punto di vista tecnico è stato valutato in una maniera appunto orientata al campo, mentre secondo me il focus di questo affare è completamente amministrativo. Ma per valutare tutto ciò dovremmo partire da un confronto, perché in realtà con Sensi l'Inter fa lo stesso affare identico, preciso, che ha fatto con Politano, nelle stesse tempistiche tra l'altro, quindi ultima settimana di giugno, e non è un caso. Quindi perché fare questo affare? Allora, partiamo da questo presupposto: un giocatore come Sensi all'Inter comunque serviva. Sappiamo che Borja Valero è in uscita, sappiamo che un ricambio di Brozovic durante la scorsa stagione è mancato molto, perché quando non c'era lui era impossibile avere un giocatore che facesse girare la squadra in una maniera abbastanza simile o comunque vicina a come aveva fatto Brozzo, e appunto Borja Valero non era in grado di fare questo tipo di lavoro perché rallentava troppo la manovra. Quindi Sensi va in questa direzione, per cui sicuramente dal punto di vista tecnico un senso c'è. Però perché proprio Sensi? Cioè, è veramente il giocatore che l'Inter aveva scelto? Io la vedo diversamente. Partiamo dal presupposto che l'Inter ha fatto l'operazione Politano lo scorso anno in particolar modo per avere la possibilità di fare la plusvalenza su Odgaard, e non era la plusvalenza su Odgaard che interessava, cioè non su questo specifico giocatore, ma interessava fare una plusvalenza per mettere a posto le cose prima della fine dell'anno fiscale, che è fissata il 30 giugno, quindi quando il bilancio chiude. L'anno scorso l'intesa fu con un prestito oneroso, con riscatto a 15 milioni e valutazione, super valutazione direi, di Odgaard a 5 milioni. Odgaard che era stato pagato 1,5 milioni e non aveva mai giocato chiaramente in Serie A, è stato valutato 5 milioni. Quindi questo era l'affare dello scorso anno, e l'anno scorso l'Inter aveva preso un esterno perché gli serviva un esterno per il modulo di Spalletti. Quindi poi insomma abbiamo visto che Politano ha giocato in quella posizione praticamente tutta la stagione. Quest'anno arriva Sensi. E allora la domanda è: perché a fronte di un progetto diverso come quello di Conte l'Inter fa lo stesso affare con il Sassuolo? La risposta potrebbe essere banale: all'Inter servono ancora le plusvalenze. Non so dirvi sinceramente e con certezza chi impone questo obbligo, se è la UEFA, se è una scelta, se dipende dal fatto che ci sono i costi dell'esonero di Spalletti che comunque vanno caricati sul bilancio e quindi bisogna in qualche modo alleggerire. Questo non so dirlo, però quello che a me sembra chiaro è che l'Inter ha bisogno di fare plusvalenza anche quest'anno, altrimenti per quale motivo andare di nuovo l'ultima settimana di mercato ancora dal Sassuolo a fare la stessa identica cosa? E se guardiamo l'affare Sensi è 5 milioni di prestito oneroso con 22 milioni di riscatto, quindi diritto di riscatto, riscatto l'anno prossimo, ed è la stessa identica cosa che è stata fatta con Politano. Ma dall'altra parte dobbiamo anche constatare che il fulcro di tutta l'operazione, per come la vedo io, è la plusvalenza su Vergani. Cioè Vergani, un altro giocatore che non ha mai praticamente esordito in Serie A, non ha mai giocato tra i professionisti, eppure viene valutato a quanto pare una decina di milioni, utile per fare una plusvalenza, utile quindi per sistemare di nuovo il bilancio prima del 30 giugno. L'Inter non ha venduto nessuno, probabilmente si aspettava di vendere qualche pezzo forte, tipo Icardi, tipo Perisic, prima di questa data, e invece non è successo, per cui diciamo che questo potrebbe essere un piano B. Per cui ipervalutazione di Vergani da una parte, 10 milioni, ipervalutazione di Sensi dall'altra, perché 27 milioni Sassuolo, Sensi non lo vende mai, e lo sappiamo. Dal punto di vista tecnico il giocatore si serve, però parliamoci chiaro, Sensi è un giocatore di media fascia, insomma, giocatore da Sampdoria, giocatore da Torino, sicuramente non un giocatore da Inter, sicuramente non un giocatore da Inter di Conte, che a quanto pare ha delle mire particolari. Poi
Questo è come arriva sulla carta il giocatore. E poi è chiaro che con Conte può essere tutto e può essere nulla, perché Conte può far sovraperformare, come si suol dire, un giocatore, come ha fatto con Giaccherini ad esempio, come aveva fatto con Pepe e molti altri, insomma, che sotto la sua guida avevano sicuramente reso il doppio delle loro possibilità. Però sulla carta non è certo un giocatore di alto profilo, è un giocatore che poteva essere destinato a una squadra media e dal Sassuolo poteva fare un salto in avanti per andare, per esempio, come dicevo prima, a andare a un Torino, magari una Lazio, proprio al massimo, ma sicuramente non da Inter. È un colpo, tra virgolette, colpo chiamato, perché comunque questo affare col Sassuolo si fa per un preciso motivo, per come la vedo io, ma penso che possiamo essere tutti d'accordo, ragazzi. Questo è veramente un copia e incolla dell'affare Politano, assolutamente evidente il fatto che il fulcro di tutta l'operazione non sia Sensi ma sia Vergani, e la plusvalenza, insomma, non è perché è Vergani ma è proprio la plusvalenza che c'era da fare su un giovane. Però dal punto di vista tecnico, appunto, ci potrebbe essere magari una possibilità di far rendere il giocatore. Secondo me la cosa importante è che non finisca come con Politano, cioè preso lui non si prende più nessuno, e quindi Politano si ritrova a fare il titolare, si ritrova a giocare 50 partite quando ne ha giocate 30 fino allo scorso anno, e l'effetto primario è quello che arriva a metà stagione e Politano ha la lingua di fuori, e quindi poi le partite successive le fa fino al 70esimo e poi viene appunto sostituito perché non ce la fa più e cala anche di rendimento dopo un ottimo inizio. Per cui, insomma, il senso di tutto questo è dire che ok, Sensi va bene, perché io comprendo la necessità dell'Inter di fare questa plusvalenza, comprendo la necessità dell'Inter di mettere su questo affare in modo da avere un ritorno veloce, garantito prima della scadenza che si è data, quindi la deadline del 30 giugno, che ancora una volta esiste. Però è ovvio che Sensi non deve ritrovarsi a giocare da titolare, non deve ritrovarsi a giocare un tot di partite in più di quelle che dovrebbe fare in questa Inter, che ha delle mire diverse rispetto a quello dello scorso anno. Ovviamente, prendendo Conte, dobbiamo alzare anche un pochino l'asticella degli obiettivi, che non è il quarto posto tirato, ma cominciare a dare fastidio almeno alla Juventus. Per cui, cosa ne penso io di questo affare? Non sono entusiasta, ragazzi, perché io speravo di essermi liberato da questa dinamica delle plusvalenze, speravo di essermi liberato dell'acquisto di giocatori dalla provincia. Però, insomma, mi rendo conto che c'è questa necessità amministrativa e quindi l'accetto, la tollero, però dall'altra parte mi rendo anche conto che ci sono delle necessità tecniche che vanno ben oltre il livello che Sensi può esprimere. Per cui mi aspetto che a centrocampo le manovre non siano finite, e mi aspetto soprattutto che l'Inter prenda un giocatore di livello diverso per coprire la casella del giocatore che deve andare vicino a Brozovic. Ovviamente Sensi potrebbe andare a fare il vice Brozovic, e ripeto, mi va benissimo, però dobbiamo anche capire che questo è un vice e non è un titolare. Quindi spero che non sia ceduto Brozovic, ad esempio, anche se non credo, ma spero soprattutto che venga preso un giocatore, se non due giocatori di alto livello, insomma, di alta qualità, di una fascia maggiore a quella di Sensi, che per quanto ce la possiamo stare a raccontare resta un giocatore di media fascia. Quindi, ragazzi, io volevo darvi questa possibilità di commentare insieme questo affare Sensi. Ditemi come la vedete, se la vedete come me, un affare completamente orientato a un problema amministrativo da risolvere, oppure se ci vedete effettivamente una componente più tecnica che altro all'interno di questo affare. Io vi ricordo che i video su YouTube continuano su questo canale, solo quelli offline, però i contenuti come questo di cui stiamo parlando adesso, ma per quanto riguarda le cronache live, che sono un po' il fiore all'occhiello del nostro canale, dall'anno prossimo, quindi tra poco, insomma, dalla stagione 2019-2020, noi ci trasferiamo su Twitch. Link in descrizione, quindi iscrivetevi subito al canale per non perdervi neanche una notifica di quando andremo live per la prima volta, anche perché potremmo esserci durante le amichevoli, dobbiamo ancora constatare la reale disponibilità, però l'idea è questa. Io vi ringrazio, ragazzi, vi auguro una buona settimana e noi ci vediamo al prossimo video.